In Padre Pio, la croce è innalzata nella Chiesa come vessillo della salvezza che parla in mezzo alle sofferenze degli uomini. Queste le parole utilizzate da Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto, in pellegrinaggio diocesano a San Giovanni Rotondo il 14 settembre del 2019, per descrivere l'esperienza di sofferenza di Padre Pio. Non riferito al mistero della sua passione, morte e risurrezione. Ma noi oggi siamo qui perché anche noi dobbiamo guardare alla croce come segno dell'infinito amore di Cristo. La dobbiamo guardare nei momenti di sofferenza, ma anche nei momenti normali della nostra vita. La dobbiamo adorare, la dobbiamo fissare, perché è la fonte della nostra salvezza. Vi racconto un fatto che mi è capitato. Una mia amica brasiliana, affetta da un cancro generalizzato, mentre vedeva che stava lasciando definitivamente il marito, la sua famiglia, i suoi amici, ha visto la croce del mio rosario, l'ha voluta baciare con un ultimo sforzo e ha detto: "Querida", che significa cara, cara croce. In quell'abisso di amore ha visto la salvezza, il Signore, il Salvatore, colui che lei aveva imparato a riconoscere in tutta la sua vita di comunità. In questo pellegrinaggio ricordiamo anche un altro pellegrinaggio che abbiamo fatto in Terra Santa nel luglio scorso con un gruppo di persone. Abbiamo toccato il luogo dove è stata piantata la croce, un buco profondo in cui era rinchiuso tutto il male e il dolore del mondo. Gesù è entrato nel dolore, nella sofferenza, nel male, ha vinto il male con la sua obbedienza e il suo amore. Quando l'uomo soffre, vive, è vicino. Si è fatto vicino a tutti coloro che muoiono e che soffrono, non ci lascia soli in nessun momento, perciò la dobbiamo fissare la nostra croce e la croce di Cristo. Poi noi nel pellegrinaggio abbiamo anche toccato e baciato il luogo in cui Cristo è risorto e poi siamo rimasti attoniti nel cenacolo dove Gesù risorto si è mostrato. Lo hanno incontrato gli apostoli e la nostra speranza si è rinvigorita e abbiamo pensato a quando la nostra vita anche è risorta, seguendo Cristo, morto e risorto. Il risorto ci precede. La risurrezione di Gesù è il fatto primario per la vita della Chiesa. È l'esperienza di Cristo risorto, nostro contemporaneo, vivo e vero, presente e operante in mezzo a noi, qui in mezzo a noi. La nostra vita cambia quando si lascia incontrare dall'umiltà e dalla potenza della croce e della risurrezione. Gesù risorto già nel battesimo raggiunge la nostra persona e aderendo nel corso della vita a Lui noi diveniamo noi stessi. Senza di Lui cosa sarebbe la nostra umanità? Cosa saremmo noi? Lo ha detto al funerale dell'ultima vittima di un operaio dell'ex Ilva, Mimmo Massaro, sua sorella Primula, quello che è caduto con la gru nel Mare Grande, vicino al porto, proprio a Taranto. In una telefonata fatta a me le ha esclamato: "Eccellenza Don Filippo, ho come visto", perché lei ha pregato in quel momento per il fratello. E quando non c'era più speranza dice: "Ho come visto Mimmo, rannicchiato in un angolo. Cercava qualcuno che lo venisse a prendere per mano e poi ho visto una luce, era Gesù, ora è con Gesù". E Primula me l'ha detto con tutto il dolore del mondo, ma con tutta la speranza della grazia di Dio. Senza la vittoria di Cristo, cosa sarebbe di questo giovane, strappato dal mondo durante il suo lavoro? Il volto di Cristo risorto lo sostiene, lo perdona, lo abbraccia. E cosa sarebbe del
dell'altro giovane che abbiamo tutti pianto, Francesco Vaccaro, con la grande battaglia dei suoi genitori, che continua per la giustizia, per la vita, per la salute. Questa presenza del risorto ci sostiene non solo nelle battaglie estreme, ma anche nella vita normale. Il risorto opera un cambiamento in chi lo accoglie, lo lascia entrare nella sua vita. È proprio un cuore nuovo che noi abbiamo dentro le cose che facciamo, sia lavorando su una gru, sia lottando per la salute, l'ambiente, la giustizia del mondo, sia coltivando la terra, sia lavando i piatti o studiando anche quando non ne abbiamo voglia. La sua presenza dentro la fatica è fonte di gioia. Il risorto ci è vicino e quando lo guardiamo e lo accogliamo, lui ci cambia. Occorre frequentare il segno della vittoria di Cristo, la comunità concreta formata da persone chiamate da lui, in cui si incarna la Chiesa, cioè le nostre parrocchie, le associazioni, i gruppi, i movimenti che accolgono la sua presenza e la mettono al centro della vita. Cristo non ha fondato una filosofia, pensiamo al Signore, ma una comunità fatta di 12 pescatori e poi dei suoi discepoli, l'appartenenza a un corpo concreto di persone semplici, fragili, che lo seguivano e col tempo e col dono dello Spirito sono cambiate con la discesa dello Spirito Santo e hanno annunziato il Signore al mondo intero. Gesù ha scommesso sulla Chiesa, ci ha riuniti, ci ha resi suoi figli, ci ha affidato alla Chiesa la testimonianza della resurrezione, così come anche alla Chiesa è data di essere la trasparenza di Lui, perché vedendo le nostre opere buone il mondo creda e dia gloria al Padre. Capiamo bene che la Chiesa, la comunità, è anche il punto dolente, la sfida più ardua per noi da fare. Comunità secondo il Vangelo, ma in tutto ciò il risorto ci precede, ha nascosto la gioia di ciascuno di noi. La vittoria è di Dio e quindi deve essere sempre unita alla nostra umiltà, alla nostra fragilità che chiede e che domanda. Siamo tutti assetati di famiglia, di una casa. La Chiesa è la creatura forse più imperfetta di Dio, ma è il luogo dove Egli continuamente ci viene incontro, si manifesta e vince. Cari fratelli e sorelle, concludiamo ritornando a Padre Pio. In Padre Pio la croce è innalzata nella Chiesa, come vessillo che parla in mezzo alle sofferenze degli uomini. A Lui chiediamo di sostenerci, al Signore e anche a Padre Pio. Lo stigmatizzato del Gargano per quasi tutta la vita ha reso possibile l'incontro con Gesù, senza allontanarsi da questi luoghi. Ancora oggi il suo esempio luminoso rimane radicato qui, in questo angolo di speranza. Per questo veniamo qui. Così anche per noi vogliamo che accada, che le nostre parrocchie diventino punti luce di speranza.